Il comune di Rivanazzano Terme ha dato il via libera ai lavori di pulizia e sistemazione idraulica del torrente Staffora con un finanziamento di 600.000 euro da Regione Lombardia. Il tratto interessato è lungo circa 2 chilometri. I lavori dovrebbero iniziare dopo l'estate. Il ponte di Salice, una decina d'anni fa, era stato chiuso al traffico con notevoli disagi per gli abitanti dopo il cedimento di una pila di sostegno. Abbiamo ottenuto appunto 600.000 euro, adesso abbiamo approvato il progetto di fattibilità. I principali lavori che verranno svolti sono pulizia dell'alveo e del tratto che parte dal campo sportivo di Salice e arriva al campo sportivo di Rivanazzano, con taglio della vegetazione, pulizia dell'alveo. Altri due lavori molto importanti sono quelli di gabbionatura del tratto di fianco all'area cani a Rivanazzano e dietro il centro sportivo di Rivanazzano, e l'altra erosione importante che necessita di gabbionatura è dopo il parco Brugnatelli. Purtroppo sappiamo che questi problemi, insomma, hanno riguardato un po' tutta l'asta del torrente. Abbiamo visto appunto anche la Greenway che è purtroppo stata divelta nel comune di Bagnari. A quelle sue spalle un altro punto dove pensate di intervenire proprio per mettere in sicurezza un ponte che già in passato ha avuto parecchi problemi. Esatto, anche un altro intervento importante che faremo con questi 600.000 euro è una soglia antiscalzamento a questa briglia dietro di noi. Sul resto dell'asta del torrente sono attesi anche i lavori di recupero della Greenway Voghera-Varzi, che nell'abitato di Bagnaria, nei pressi della frazione Ponte Crenna, era crollata a marzo. L'amministrazione comunale aveva inoltre segnalato una grave erosione anche alcune centinaia di metri a valle, con rischi per la pista ciclabile ma anche per le case della frazione.